Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi sono felice perché questa volta, Madonna, non ci crederete, tu non ci crederai. Non sto per parlare male di un gioco. Il gioco si chiama Wickland. Mi avete consigliato questo gioco davvero in tantissimi su Facebook, perché anche per via di una recensione fatta prima da Pidul sul server, i loro fan sono arrivati da me e siccome io sono denominato tra virgolette, il maestro dei giochi arena, tutti, ah, Zeb, fai un video anche te, vogliamo vedere te che ci giochi, vogliamo sapere cosa ne pensi, se secondo te è un'arena valida o meno, insomma, vogliamo l'opinione dell'esperto della categoria, ecco. Bene, sono qui oggi per giocarci insieme a Sowing Salt Bestia! e a un nuovo, tra virgolette, insomma, un regolare del nostro team speak che si chiama Alex Star, Bella. che è qui insieme a noi. Abbiamo già provato il gioco e vi anticipiamo questo. Questa è soltanto una sorta di recensione che faremo, un gameplay insieme. Vediamo un po', dai. Da mamma, il server è pieno! Server è pieno, Madonna. Ragazzi, indovinate un po' come mai questo server è pieno? Forse perché c'è qualcuno qui che si chiama Zeb89 e ogni cazzo di volta che gioco, Zeb, sei te? Sei quello vero? Sei quello finto? Sei quello di cartongesso o quello vero? Zeb, mi saluti? Madonna! Madonna, ragazzi, proprio lezzini. Dove siete? Dove siete? Ora, Madonna! Smontini proprio! Tu Allora ne aspetta, buschi! iniziamo a registrare? No, io sì, sto registrando. Allora, io premessa gioco svantaggiato perché mi si abbassano i frame quando registro, però immagino anche Sony Sword, quindi. No. No, io non ho problemi di frame rate, il computer nuovo con una tavola. Oh, chi è che raschia? Sono una merda, non lo so. Ha ammazzato il mostro. Primo punto va a me, come sempre. Allora, ragazzi, questo gioco è particolare perché le armi del gioco non sono vere e proprie armi, ma sono mostri. Mostro, come vedete, qui c'è King Kong, un gorilla, che sarebbe per esempio il fucile che spara dei colpi così. Poi ho la balestra, l'umano. Poi c'è questo rospino che lancia i fulmini così, lancia le sfere. Insomma, in questo gioco non è il classico gioco con le armi, non so, futuristiche o. Oh, bestia! Guarda, che mostro! Ho visto King Kong. Io Madonna. non mi ricordo dove si prende quello che fa tipo la shock combo di un tiro. Quello è il rospo, quello blu, insomma, azzurrino. Madonna! Io raschio la roba. Scappa! Verme! Ti ho fatto fuori il mostro! No! Volevi, eh! Zino, sto a 4 punti. Voi chiederete come mai stai a 4 punti se non hai ucciso nessuno? Bene, si prendono punti anche quando si eliminano i mostri avversari. Cosa vuol dire? Vuol dire che vedete nel centro dello schermo c'ho tipo 72 accanto alla faccia dell'omino. Quello è lo scudo del mostro. Quando arriva a 0, perdo quell'arma che sarebbe il mostro e do un punto all'avversario. Insomma, quindi per la morte, invece a sinistra, Madonna, a sinistra, come vedete, c'è tipo questa croce celtica che sarebbe la vita. Se arriva a zero, muoio in tutto e per tutto come umano e do 3 punti anziché uno all'avversario. Quindi è un sistema inizialmente che potrebbe sembrare complicato, ma fidatevi, non lo è. Quando. Ecco, guarda, c'è uno che punge. Madonna. Questo è un sogno in sale, guarda, si vede. Ah no, è un Star. Guardalo, Piero. Madonna. Volevi, guarda che lezzi. Ma mi tira le Ma chele, il che cazzo granchio. state questo? Poi devo dire che Questo sono delle mappe. Questo gioco ha delle mappe veramente. No, questo. Sì, è vero. L'ho Grandi. Veramente grandi. splattato! Le zoffette! Proprio brandelli! E questo in teoria, madonna. Ti vedo invisibile, è inutile che. Perché la lucertola può diventare invisibile, per esempio. Oh no, no, in due no, eh! No, bestia! Sleali proprio! Ma che mostri! Sonno, coro! Lancio un frizzino. Che sei? No, ancora vivo, è ancora vivo, ancora respira, eh! Madonna! Madonna! Guarda quest'altro che trappa da giù. Voli, guarda come scappa, scappa verme, fuggi verme. Madonna! Madonna, raga! Lizzo! Madonna, cara! Bestia! Madonna, muore! Lizzo! Proprio. No, ho finito le munizioni, merda, no, ce l'ho un po', ancora un po' ce l'ho. Dove cazzo? Devo rifornirmi però con le munizioni dei mostri che servono queste sfere, Ciao, queste robe. Alex Star! Boom, proprio Madonna. scoppiato! Prendiamo la vita da 200. Madonna, stanno bisticciando tra di loro. Madonna!
No, volevi, eh. Madonna, ti splatto. Io spammo. Scappa. Spammami le mele. Mia spammone, madonna, ragazzi. Sto plasmerino qua. Ti rimbalzo, madonna. Ti rimbalzo, Lizzo. Questo gioco è fiero, comunque. No, a me piace per com'è, perché è originale. È una cosa che a me piace particolarmente, il fatto che è bilanciato. Perché gli arena bilanciati non sono poi tanto comuni, perché insomma, di solito si trovano armi sbilanciate che fanno troppi danni. Infatti, cioè, anche il cecchino. Toglie poco, non toglie troppo. Non è tantissimo. No. Fa danni, ma fa i danni, diciamo, giusti. No, ma ha rubato la vita, bestia. No, scappa per me. Ma io non trovo la shock combo. Dov'è la shock combo? No, madonna, schifoso proprio. Ragazzi, stiamo in realtà giocando alla modalità warm up, che non è la modalità ufficiale del gioco. È la modalità in cui tutti i giocatori possono entrare e giocare contemporaneamente. Però la modalità vera e propria sarebbe il duello. Andiamo. E qua. Bestia. Guarda, pseudo shock combo. Bestia, chi è shock... Non lo so, è un raschione che è entrato così a caso. Guarda che il portale non ti salva il culo, La meriamo. Oh, lezzino! Ma sono ancora in testa, mi dispiace. Sono ancora in testa. Ho vinto! Sono a meno 13, po'. Vai! Io salto al cecchino. Lupo. Prendiamo il 200, grazie. Lucertola. Dammi il 100, armatura, grazie. Dammi il granchio. Madonna cara, smonto proprio, smonto. Ah, mori? Ma cosa mori? Mori tu prima. 2 ore che ti stavo a trivellare. 3 ore che spari al muro. Ci avrai 7 anni, ci avrai. Tutti i buoni. Ragazzi, dove siete? C'è un silenzio. Chi è che rimane come un ceppo? C'ha il fagiano nell'ano, dove sei? Madonna. Il fagiano nell'ano. Dov'è il fagiano? Guardalo quest'altro. Madonna, c'ho tutti i mostri qua. Ce li ho tutti quasi. Mi manca il gorilla. Dove cazzo è? Eccolo qua. Madonna, se vi vedo. Madonna, oh. Nascondino proprio. Madonna. Spammo. Spammicchia, fiero. Madonna. No, madonna. Spammer. Schifo. Puzzo. Fetore. Sto tunzi. Madonna ragazzi! Madonna ragazzi, Lizzo! No! A brandelli con la manata, perché la lucertola era fuoco secondario, è tipo un coltellino. Madonna! Madonna, spazza lì via! Spazza proprio, spazza, madonna cara! Giù, Dio caro! Giù, madonna ragazzi! Vieni, vieni, che c'è anche per te, madonna! Ora ci impegniamo, eh! Qua si impegna, madonna! Madonna! Lizzo! Molizer! No, non parliamo di League of Legends, per favore! Madonna! Madonna cara! È lurido proprio, lurido! Madonna! Oh, e via, Dio caro! Tu scappi, eh! No, merda! Madonna! Io! Ma ora, ora ti raspo! Guarda, che dalle rastrellate! Vieni. Volevi, eh? No, mi serve vita. No. Vieni. Non c'ho le munizioni, madonna. Munizioni di merda. Ah, un'altra cosa da dire è che qui, similmente a OT, ci sono i wall jump. Quindi se salto, posso saltare nuovamente da un muro, come così. No, volevi, eh? Ma merda. C'ho un cazzo di munizioni. Ci va a cacare, madonna! Chi è stato? Demonio. Ti smonto come un giocattolo della Kinder. Sto in testa, ragazzi. State in negativo, puzzate. Perché qua, quando mori, perdi punti, praticamente. Oh, madonna, cara, vieni qua. Oh, qua. No. Bene, Lizzino, mi seguivi, eh. Grazie del 200, regalino. C'è da dire, dal mio punto di vista, questo gioco più che altro è differente da OT perché perché è tutto diverso.
No, no, vabbè, perché comunque il sistema, se tu pensi al sistema delle, come si chiamano, delle armi, un casino, sto cercando di parlare in mezzo a un casino allucinante. Ma vedi che il passo è parecchio veloce, non so se ci hai fatto caso. Certo. Cioè, qui si sono impegnati a fare una roba proprio veloce, nel senso... Arena puro. Ma anche per un'arena è abbastanza rapido. Ci hai fatto caso, cioè... Sì, sì, assolutamente sì. Però c'è sta qualche arma che è più sgrava delle altre. Ma boh, è normale che ci deve essere un bilanciamento delle... Ah, io trovo... Due raspi. Trovo il pipistrello parecchio forte, visto che lancia la roba verde, parecchio... Cioè, questo spamma da paura, guarda, guarda che lavoro. Guarda, sto a smontare ogni cosa. Qua c'è... Questo spam è però è utile perché... Oh no. Cioè sto gioco mi trovo bene. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Madonna. Con quel rastrello. Madonna. Madonna coro. Spezza proprio. No no, la vedo brutta. Oh, è una buffetti! Ho fatto 6 shock combo di fila. Ah, alla sesta mi sa che sono morto. Nel culo, bro. Tripla, madonna, nel culo! Orgoglioso proprio! La mano proprio nel culo! Ehi, Valeri, Madonna, vieni qua! Vieni, madonna! La fierezza è durata poco, mi sa. La fierezza è durata poco. Guarda, 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 guarda. Attenzione di rimbalzo, attenzione di rimbalzo. Stai in mezzo al sandwich, eh. Vai. Beh, non mi ha paura. Madonna, madonna, proprio crudele. È bello quel pezzo, la lucertola è... La lucertola bisogna saperla usare, però, sì, insomma. Sì, infatti se ho visto che non è... Poi anche la coltellata, non è come se il Sam che ti ammazza in un colpo, cioè, capito? Mamma, questo l'ho bisciottato di shotco, di... Bestia! Chi era quella schifo? Davino. Bestia! 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 No. Ti conviene scappare. Dici. No, che culo! Ho finito le munizioni. Dici. No! Tu morirai, non no. Muori. 47 non ancora, muore. Devo. Non muore. Levati. A me lo scettro vampirico. Mori, smembra. Bestia. Oh madonna, che cazzo. Chi è che mi ha toccato le mele così all'improvviso? No. Vabbè, io ho vinto. Vabbè. Cioè, Alexar che fa più di me non si può vedere. Ma meno 7, che schifo. Meno 6 è proprio lezzo, È vero? È uno di questi quei giochi da giocare tutto d'un fiato, concentrato. Ci stiamo facendo tutte le mappe. Questa mi sa che è l'ultima, però, Sì. Cioè, del giro, mappe, sì. Vabbè, io spero che raggiunga subito dei risultati ottimali per essere poi... implementato, cioè non voglio sì. Che si fermi così. Ricordiamo che questa è una versione beta e già i risultati parlano chiaro, questo è un prodotto di qualità che mi sta intrattenendo ed è pure valido sotto l'aspetto competitivo secondo me. Madonna! Madonna, ti frizzo fino alla morte, Dio caro! E mori, cazzarola! No, no, mori prima te, figlio. È bello. Madonna, scappa! Tutte le calcole. Ma scappa po'. No, ha intercettato proprio Piero. Che graschia. Indovina, se ti giri. Madonna, che culo, ha preso lo scudo. Vai giù? Non credo. Sì. solo così killa. Oh, guardalo, guardalo. Madonna, come cazzo spara. Scappa. Madonna! Cosa? Madonna, lo cozzi di caro, madonna! Madonna, caro, è muso, madonna! Largo posto! Guarda, sciocombo! Sciocombo, merda! Vita, vita a me! Scappa, 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 scappa! Sì, vabbè. A me? No, chi è stato? Lezzo! Questa è Alex Star? Ma a te ti piace qua il culo, sempre al dietro, sempre lì,
Ma hai mai lasciato mezza chiappa? Ma è prepotenza, ma è prepotenza! Madonna ragazzi! Era da un po' che non trovavo un gioco così, eh. Vero? Stessa cosa io, ormai avevo io nei soliti FPS. Cioè, sta roba qui non usciva da un pezzo. Madonna, un triso! No! Madonna, tutti spezzi o no, madonna? Madonna, te muori, oh. Ancora nel respiro! Pure la no, vabbò. Allora, il suo wing, mo che male, eh. Eccolo! No! Mi sono fatta esplodere. Madonna. Ma segue! Madonna, muori! No, guardalo lassù, camperino! È inutile che tu stai là, madonna! Bestia! Era lì, sul cucuzzolo! Guardalo! Dai! Che culo! Mi sono salvato con 3 di vita. Ma chi è? Sento tutto. Come se cade uno stronzetto. Mamma, ho visto Alex Star in 1000 pezzi. Qualcuno è andato a fette. Un altro è andato a fette. E ora tocca a te. Vediamo un po' se tocca a me. Falla in mortale. Famocela gang bang. So che qualcun altro va a fette. Mado 51. Adesso ragazzi ci facciamo un bel duellino. Così vi faccio vedere come funziona. Chi è che vuole perdere? Vediamo un po' chi vuole perdere. Qualcuno vuole perdere. Aspetta, Dai, almeno uno libero. Madonna ragazzi, tutti away oppure occupati. Vabbè, appena si libera qualcuno lo smonto. Praticamente nella modalità duello i mostri una volta raccolti diventano non disponibili per l'avversario, a meno che l'avversario non distrugge il mostro che tu hai raccolto. Una volta che lui te lo distrugge, che ti fa arrivare lo scudo del mostro a zero per così dire, il pick up del mostro corrispondente diventa nuovamente disponibile sulla mappa e lo puoi raccogliere. La partita va avanti finché uno dei due giocatori muore da umano, quindi diciamo che non gli finiscono solo gli scudi di tutti i mostri che ha raccolto, ma anche la vita. Non so se mi sono spiegato bene, ma è più facile spiegarvelo giocando che a parole, fidatevi. Allora, mi ha sfidato qualcuno, accettiamo, e premettendo che gioco in svantaggio, vediamo come va. Vabbè, prendiamo il pipistrello, rubiamo lì il 200, prendiamo il rospo se ce la faccio. Ok, dai, siamo partiti discretamente. Prendiamo King Kong. Prendiamo il... Aspetta, perché devo assicurarmi di rubare. Mi ha rubato. Ma che testa di cazzo, vieni qua. Volevi, vieni qua. Madonna, se vieni qua giù, azzardi, questa la prendo io. Ma vieni qua. Madonna. Madonna. Questo si preannuncia breve. Si preannuncia breve questa sfida. Madonna, scappa. Bestia. Te sei morto. Te sei morto. Inutile che vai nel portale, demente. Cazzo. Vamo e scappa. Prende il granchio. Tu dici. Che tu prendi il granchiaccio del cazzo, Tu scappi. Madonna, ti fa fuori tutti. Inutile che tu vai là. Madonna. Ah, vieni. Allora sei un merdoso. Dammi il granchio, vai. Ora te sei morto perché non hai più mostri. Perché lui praticamente non mi ha fatto fuori neppure un mostro, se non sbaglio. Quindi vedi che è soltanto il soldato di merda. Allora t'ammazzo. Madonna. Gira l'angolo. Sì, tu pensi, Guardalo. Muori, madonna. Oh, proprio nel culo. Vuoi la rivincita? Guarda, sono gentile. Oggi mi sento proprio gentile. Lezzo? Ma vai a cacare, testa di cazzo. Guarda, scappa, verme. Madonna, Cora, ti credi forte? Guarda. Vai il sacchetto. Prendiamo tutto perché sennò è un casino. Pistrello è mio, grazie. Devo rubare tutto quello che posso. Mi sa che qui però l'ha già preso. Ah no, allora sei mongolo.
Allora mi regali il punto proprio, eh. Cioè, questa è regalata, ragazzi. C'ha 4 mostri, madonna. 5. Ma questo, io spero che tu stia AFK, io spero, perché in caso contrario non sai proprio giocare, Cioè, proprio... Oh, ma ha lasciato tutto? Vabbè. Oh, i regali no, non è che si accettano, è buona norma accettare i regali, nonna cara. Lo pozzo. Sì, che pensi? Tanto t'ho ferito come un dannato. Vai là. Se tu vai là. Dove tu sei? No. Madonna. L'è durata un cazzo. Non mi ci fai manco impegnare. Cioè, nella serie. Ciao Zeb. Ciao tampone. Il gioco mi piace, all'inizio mi era sembrato giusto a naso un po' incasinato, però giocandoci per un po' di ore ci ho fatto l'abitudine e devo dire, confermo insomma, che è un gioco valido, è un'arena valido, bilanciato, molto adatto ai duelli soprattutto, tant'è vero che appunto l'unica modalità per ora disponibile è appunto il duello. Stando a quanto ho letto sul loro sito, è un team di sviluppo composto da 5 persone, quindi a queste 5 persone vanno i miei più sinceri complimenti, non solo per l'abilità ad assemblare il gioco, ma anche a bilanciarlo in modo ottimale, ecco. E conoscendomi, il gioco del prossimo video non sarà altrettanto bello, quindi già mi posso mettere il cuore in pace.